E con noi, credo, spero sia con noi, Cinzia TH Torrini. Ci sei, Cinzia? Ci Ciao sono, saluto Cinzia! a Eccola, tutti. eccola. Me l'eccellenza della regia contemporanea L'abbiamo. italiana nel mondo che si Grazie. chiama Cinzia TH Torrini non poteva non cominciare la nostra E allora, trasmissione. Cinzia, io ti ringrazio per aver accolto l'invito di Maridì e per aver inaugurato la nostra trasmissione che si chiama Che fai stasera? Adesso non voglio sapere tu che fai stasera, ma faccio un tuo in bocca al lupo e poi ti passo rapidamente a Maridì che ti farà un paio di domande, come tu sai, molto molto precise. Ok, vabbè, intanto in bocca al lupo, io porto fortuna, quindi spero Non di abbiamo portarlo dubbi. anche a voi. E un grande saluto, Maridì, sono qua, dimmi, Ok, dimmi, tesoro. chiedimi. Allora, quest'anno avremo di nuovo la fortuna di averti al Galà del Cinema e della Fiction. Tu che ci hai creduto in questo progetto e ci hai onorato fin dalla sua prima edizione. Sei stata premiata come eccellenza della regia, quest'anno ritorni come giurata, cioè con un compito arduo di quello di giudicare quelli che sono i prodotti audiovisivi, film, fiction, serie TV e corti in nomination girati interamente in Campania. Ora, quando analizzi un'opera audiovisiva, non parlo di film perché sarebbe troppo restrittivo, cosa guardi? Co come la analizzi? Beh, insomma, c'è tante cose perché comunque si parte dalla storia, no? Quindi dai personaggi, e io cerco sempre di rispecchiarmi dentro questi, di identificarmi, perché se io mi identifico nei personaggi, io riesco a raccontarli e anche il pubblico li segue. E poi, come seconda cosa, che non è solo una cosa, ma è per me importantissima, è l'ambientazione. Quindi, infatti per cui insomma Lo so, infatti tu sei la sono conosciuta regina perché dell'ambientazione, esatto, per carità. adesso tra qualche giorno ricevo un premio, vado a Matera proprio Che perché meraviglia, che bella città. appunto È dico certo, è per certo. sorelle, no? che ho fatto. Comunque io ritornando al Galà, appunto, lo vedo molto cresciuto dal primo anno, beh, perché è cresciuto anche il mondo proprio cinematografico a Napoli, in Certo, Campania. Ormai certo. c'è un fermento pazzesco di giovani che hanno un nuovo linguaggio e Certo. addirittura proprio ho appena saputo che c'è un festival a Vienna, la Biennale, un festival internazionale, che farà una sezione proprio dei film campani. Quindi proprio Stupendo. Bella veramente notizia. Questa è una grande notizia. pazzesco. Grazie per avercela Ci hai data, dato Cinzia. un input. Senti, allora io ultimamente ci siamo incontrati, tu è stato per me veramente un momento speciale vedere la clip che tu hai girato per un'altra grandissima artista che si chiama Annalisa Minetti. Tu hai fatto questa videoclip di Io Rinasco e a me ha colpito profondamente. Mi ha colpito per la fotografia, mi ha colpito per le inquadrature, mi ha colpito per il senso, per quello che trasmetteva di emozioni a noi spettatori. Questa tua anche questo nuovo aspetto della tua arte di regista, pensi di proseguirlo anche con altri artisti? O per te è stato solo una parentesi bellissima, straordinaria con la Minetti? Dunque, in questo caso è stata proprio Annalisa che mi ha voluto conoscere e mi ha chiesto di realizzarlo io. Lei appunto mi ha detto io ho visto sorelle, proprio lei, Certo. perché i film lei li vede, no? Infatti, perché ha una grande capacità proprio intuitiva lì. E quindi voleva assolutamente che interpretassi io come regista questa canzone. E mi è piaciuto molto perché lei è una donna eccezionale, proprio, e adesso sono felice che proprio in questi giorni la vediamo, no, a tale quale show, Certo. quindi la sua capacità proprio di
non infilarsi in altri artisti, in altri cantanti, no? Senza nemmeno certo. poterlo vedere, quindi è grandiosa. E, tutto quello che fa lei è grande, no? Da quando ha vinto le Olimpiadi, le Paralimpiadi, certo. insomma, fa tutto. E quindi sì, se c'è qualche... Io, a me piace raccontare storie per immagini, mi piace emozionare, quindi io non ho limiti, a me piace dai documentari ai cortometraggi, ai videoclip, alle serie lunghe, arrivando a 13 puntate come è stata Elisa di Lupombrosa, quindi non faccio il cinema. Quello importante è che io posso capire che riesco a emozionare. Ok, ci emozioni sempre puntualmente, noi ti aspettiamo assolutamente il 5 ottobre in Piazza Navona, quell'incontro in cui daremo il premio a Alessandro Preziosi e a Leo Gullotta, due eccellenze nel campo del teatro e dell'audiovisivo. Poi ti aspetteremo ancora nel castello favoloso di Castellammare di Stabia, dove si svolgerà la serata conclusiva del Galà del Cinema e della Fiction il 13 ottobre. E nel frattempo un grande abbraccio e grazie sempre grazie. Della tua disponibilità. Grazie Cinzia, anche da parte mia, spero di rivederti presto, grazie. Ma mi sa che ci rivedremo molto presto, con grande onore e gioia. Ok, va bene, grazie. Salutami il grande fotografo, eh! Mi raccomando, ciao! E allora, ciao. Grazie.